tutti, come state? Spero tutto bene. Benvenuti in un nuovo video, classico video di cambiamenti. Il primo cambiamento, infatti, come potete notare, è la location, no? Si sarà sicuramente visto che non è come negli scorsi video, che era nell'altra camera, perché infatti adesso, esattamente 4 giorni fa, è arrivata questa nuova camera, la mia nuova camera, che sarà ufficialmente questa dove registrerò i miei video, quindi nuova location. Questo è già il primo cambiamento, molto molto grande, quindi adesso cercherò di portare video di qualitativamente molto molto alti, cercherò di portare i video migliori, porterò altri video che non avrei mai fatto nell'altra camera, perché qua c'è molto più spazio, posso non so mettere un'altra persona qua, posso avere molte più luci che mi puntano addosso, e in più qua la cosa bella è che non rimbomba, il suono non rimbomba per niente, mentre nell'altra un pochino rimbombava, quindi qua già la qualità video, audio e tutto cercherò di portarla al massimo dei livelli. Porterò, come ho già detto, nuovi video di tipologie diverse che non avrei mai fatto, e veramente mi piace un sacco questa camera. Ovviamente adesso non è ancora ordinata al 100%, farò qualche modifica, bisogna ancora ordinarla tutta a posto, trasferire già ancora un po' di cose dall'altra vecchia qui, quindi un po' di lavoro c'è ancora da fare e cercherò veramente di portare il massimo di tutto, ecco. Quindi questo era il primo cambiamento, che secondo me questo è il cambiamento più grande che possa esserci, quello principale di cui volevo parlarvi oggi. E un altro cambiamento tra virgolette, perché non è proprio un vero e proprio cambiamento, è che domenica 20 dicembre era il mio compleanno di 13 anni, quindi faccio 13 anni, per chi non sapesse quanti anni ho adesso lo sa, ho 13 anni, e infatti giustamente ho ricevuto dei regali, tra cui questo, come avete potuto vedere, è un nuovo tappetino, veramente assurdo, questo qua, il tappetino della TCC. Secondo me è un tappetino che dovrebbe meritare un premio, cioè veramente in velluto, qualitativamente bellissimo, fatto veramente pregiato, fatto veramente bene, qualità top 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 dei top, quindi ve lo consiglio veramente tanto. Costa 35 euro mi pare su Assokappa. Purtroppo la The Joker Shop non lo vende, ma vende il mio vecchio tra virgolette tappetino, questo qua, vende questi. E anche, se non mi sbaglio, e vende anche questi qua grandi Fournier, come si chiamano? Fournier, sì, questi qua belli grandi che usavo all'inizio dei video. Però quelli di qualità migliore, secondo me, che vi consiglio di più sono questo. E poi ovviamente, cioè, se volete poi spendere un pochino di più e avere qualcosa di migliore, io vi consiglio il tappetino della TCC. Esiste in varie dimensioni, tutto quanto, adesso lo vendono ad Assokappa in tutti i vari siti di magia. Purtroppo farò la proposta alla The Joker Shop di metterlo in vendita, questo tappetino, perché veramente merita un sacco. E poi, se volete stare su un budget abbastanza basso, ma avere sempre un po' di qualità, vi consiglio anche questo. Quindi questo secondo cambiamento, che oddio, cambiamento non lo chiamerei tanto cambiamento, però comunque era lo volevo dirvelo. E poi, ricollegandomi al fatto di qualità video e tutto, vorrò fare una seconda inquadratura, una che mi punta da davanti e una che va così di lato, o di qua o di qua. E infatti a questo è arrivata lei, la GoPro Hero 8 Black, questa qua veramente fenomenale. Per chi non è andato a vedere ne ho parlato nello scorso video, quindi vi consiglio di andarlo a vedere, perché ne parlo un po' delle mie prime impressioni, e prossimamente uscirà anche la recensione completa di questa ovviamente GoPro Hero 8. Vi dico già che, vi spoilerò già un po', che è fenomenale, assurda, top top top, quindi ve la consiglio anche questa. Quindi ci sarà una seconda inquadratura, migliorerà la qualità e tutto. Seconda inquadratura con la GoPro Hero 8 Black. In più, ricollegandomi al fatto della qualità video e tutte queste cose, ho comprato la GoPro Hero 8 Black, che, per chi non avesse visto lo scorso video che parlo un po' delle mie prime impressioni di questa GoPro, andatevelo pure a vedere. E infatti, qualità video, dicevo, la userò sia per portarvi video che io vado in bici e queste cose un po' extra, diciamo, non inerenti alla magia, perché io, per chi non lo sapesse, faccio anche mountain bike, e due, anche perché volevo fare una seconda inquadratura, anziché sempre un'inquadratura che mi punta davanti, ne volevo una che mi cioè, nel senso, non, nei giochi di magia, per esempio, non volevo una sempre che mi puntava qua davanti o sul tappetino, ma ne volevo sia una che punta di qua e magari una che punta un pochino più distorto, così magari si vede proprio bene bene il tappetino,
quindi anche questa qua la userò soprattutto per ovviamente andare in bici, ma anche per la seconda inquadratura che vi ho appena parlato. Poi al mio compleanno ho ricevuto anche questo altro libro, che questo altro libro di magia, Cartomagia Fantastica di V.D. Aragon. Veramente io questo qua io lo volevo da un sacco di tempo e è il mio libro preferito, diciamo. L'ho ricevuto ovviamente ieri, che era il mio compleanno, domenica, e lo voglio leggere, non vedo l'ora di leggerlo tutto quanto. Ci sono un sacco di giochi di magia e tutte queste cose, vi porterò ovviamente una recensione e tutto. E poi niente, quindi adesso diciamo che è iniziata la nuova era dei video, perché veramente voglio portare una cosa, voglio completamente finire con quello che facevo prima e iniziare un qualcos'altro, iniziare serie, tipo non so, magia a vicenda. Invito qua dei miei amici, facciamo un po' di magia insieme, farò indovina il mazzo, anche quello lì lo vorrò fare, l'ho fatto per lo speciale 100 iscritti. Quindi nuova camera, poi porterò altri video, come ho già detto, di mountain bike e tutte queste altre cose. E poi l'ultimo cambiamento è per quando usciranno i video. Di solito o usciranno il mercoledì e il venerdì, saranno questi due giorni, o solo il mercoledì o solo il venerdì o tutti e due i giorni. Cercherò di portarli ogni settimana vi porterò un video sicuramente, però se porterò un video o il mercoledì o il venerdì o tutti e due i giorni, ecco, non lo so. Quindi almeno adesso sapete quando usciranno i video. Poi ovviamente, come al solito, questo non è un cambiamento ma ve lo ricordo, se volete essere salutati in un video basta che qua sotto nei commenti mi consigliate un qualcosa da fare in un video, una sfida, un argomento da trattare in un video, una magia da fare in un video, qualsiasi cosa da fare in un video, e io vi saluto in quel video dove faccio la cosa o la magia che mi avete consigliato. Quindi questa cosa importantissima, ricordatela, consigliatemi qualsiasi cosa qua sotto nei commenti, scrivete qua sotto nei commenti e tutte queste cose. I commenti sono fatti apposta per scrivere, quindi scrivete quello che volete, consigliatemi video, consigliatemi qualsiasi cosa, scrivetemi cosa ne pensate dei video e tutte queste altre cose. E niente, quindi questo era il video di questi pochi cambiamenti, volevo solo dirvi queste cose così che vi aggiornaste di più. Quindi io non dico altro, ho già detto tutto, mi raccomando iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto, commentate come ho già detto con qualsiasi cosa che volete, di cosa ne pensate del video, ditemi anche qualche altro cambiamento che mi sono dimenticato, che magari vorreste, vi piacerebbe, non so, qualcosa che vorreste avere nelle inquadrature, cosa vi piacerebbe cambiare dei miei video. Quindi commenti, scrivete quello che vi passa per la testa, qualsiasi cosa. E niente, condividete il video con tutte le persone che conoscete e niente, io come al solito non ho nient'altro da dire. Ci vediamo con un prossimo video. Ciao!